Sì, salve, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità, interessante, anzi interessantissime tutte le relazioni, soprattutto l'ultima, quella della dottoressa Matarrese, che ha illustrato quella che è la sfida che ci aspetta, sfida che ha grossi problemi organizzativi, grossi problemi anche di riuscire a capire come integrare quelle che sono le aspettative della popolazione dopo 2 anni di pandemia, le indicazioni nonché normative che ci vengono da Roma, vuoi il nuovo ACN, vuoi il DM 71, vuoi la missione 6, quelli che saranno gli sforzi economici, perché noi diamo per scontato che questi soldi arrivino e servano per tutto. Non è così. Quindi anche questo, perché poi sentendo i vari convegni sembra che si risolva tutto magicamente e questo non sarà. E poi, ultima cosa, come riuscire a integrare in quelle che poi è l'organizzazione, perché come ha detto giustamente, noi non partiamo da zero, noi partiamo già con un territorio strutturato, con una medicina generale strutturata che ha però in questo momento la necessità di fare un salto. Un salto organizzativo e un salto anche di qualità, non perché chi attualmente ci lavora non abbia questa qualità, ma perché non ha gli strumenti o il personale perché questa qualità poi si evidenzia anche in quella che è la collaborazione. Prima di rispondere all'audit e alla cronicità, mi permetto di dire che molte volte si continua tuttora a pensare i setting assistenziali come silos, a compartimenti stagni, coibentati quasi, no? Quando si parla, per esempio, di audit, si vede ancora l'audit nella singola FT, che è giustissimo, ma se noi non allarghiamo quello che è l'analisi dei dati e gli obiettivi e li condividiamo, dati e soprattutto obiettivi, con quelli che sono gli specialisti, ma anche gli operatori sanitari del territorio, rischiamo sempre, scusate la banalizzazione, di cantarcela e suonarcela. Quindi, cosa occorre? Occorre una maggiore integrazione, per questo occorrono gli strumenti. Ieri ero a fare, proprio in base al team multidisciplinare, un percorso, un'istruzione operativa, è inutile che mi dilunghi, ma comunque un'istruzione operativa che vedevi infermiere di famiglia e comunità, dietisti, specialista, e poi ho fatto una semplice domanda alla quale per ora non c'è risposta. Sì, ma io come colloquio in modo strutturato con gli altri operatori del sistema? E questo in una regione che è molto, pensiamo per esempio al CUP 2.0, è già molto strutturata. Io devo individuare uno strumento informatico che mi permetta la condivisione dei dati, la facile comunicazione di questi dati, ma anche l'operatività. Abbiamo parlato prima dell'ACOT. L'ACOT, per ora, noi dentro l'ACOT non ci siamo. Io sto cercando come Toscana Centro di far entrare tutti i medici di medicina generale nell'ACOT. Sapete com'è la scheda del medico di medicina generale dentro l'ACOT? Ha preso visione? Non ha preso visione. È chiaro che su questa base noi non possiamo cominciare un discorso. Questo vuol dire che non lo cominciamo? No, vuol dire che abbiamo tanto da lavorare, che dobbiamo vedere questi strumenti, potenziarli per quello che è l'obiettivo comune, che è la salute del nostro paziente, che è sempre più cronico, senza però perdere di vista, al di là delle parole, quelli che sono gli strumenti di base che vanno realizzati, perché è inutile parlare di team multiprofessionali e multidisciplinari se poi a questi team non diamo, non dico le gambe, ma anche semplicemente le gambine per camminare, per mettersi praticamente in relazione. Teleconsulto. Di nuovo in Toscana Centro noi stiamo partendo proprio a giorni con 6 AFT di spin-off e poi dopo partiremo con tutte proprio per organizzare e strutturare un teleconsulto che per ora, e questo la Regione lo sa, ci deve dare i codici per riuscire a farlo, ma noi intanto partiamo perché vogliamo nell'inizio proprio vedere quali sono le criticità per poi insieme cercare di risolverle. Queste però sono tutte opportunità che noi dobbiamo strutturare, organizzare e questo è il lavoro dei dipartimenti, credo, perché questo è. Come è il lavoro del dipartimento?
da ogni singola FT, ricavare le criticità e andare a vedere a livello di governance clinica cos'è che manca o dove possiamo inserirci, perché non abbiamo fatto visite, signori, gli ambulatori erano chiusi, ma questo però, di nuovo, ritorno anche al discorso che ha detto Daniela, erano davvero tutte appropriate? Sicuramente qualcuna sì, però cominciamo a ripensare il discorso, se noi è proprio necessaria la visita, oppure può essere un teleconsulto, oppure può essere una televisita. La stratificazione che fa la missione 6 dei bisogni del territorio insieme alla risposta, credo che sia la soluzione che noi dobbiamo analizzare per risolvere tanti dei nostri problemi, con quello che noi abbiamo, perché di nuovo non siamo all'anno zero. Quindi benissimo l'audit, benissimo la riflessione sui dati che sono, non dico l'approdo, sono la base, sono il territorio, il terreno su cui noi dobbiamo costruire questo impianto, perché senza dati, signore, di nuovo ce la suoniamo, ce la cantiamo, fine della faccenda. Quindi, e avere obiettivi condivisi. Dopodiché dobbiamo ripartire con la cronicità, sì, ma ripartire con la cronicità con gli occhi ben aperti, con strumenti in mano e con obiettivi certi. Allora ripartiamo, altrimenti prendiamoci altri 3 o 4 mesi, cominciamo a costruire queste basi strutturate di comunicazione, di intervento e poi partiamo davvero. Grazie Elisabetta per queste parole davvero importanti e interessanti, soprattutto sul sistema formativo abilitante, ma anche sull'appropriatezza. Grazie davvero, mi sembra davvero che siano state davvero delle belle parole. Allora, Anna Beltrano, dottoressa Beltrano, direttore del Dipartimento Territorio dell'ASL Toscana, Sud-Est. Prego, Anna. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Io ho seguito con molta attenzione le relazioni che mi hanno preceduto. Daniela, come al solito, ci ha fatto un quadro generale che ha chiaramente ripreso molti dei punti sui quali noi in questo momento siamo particolarmente impegnati. Io durante le relazioni ho preso degli appunti e le ho, come dire, rese delle parole chiave, secondo me, che noi dobbiamo avere in questo momento in testa per poter ripartire con una modalità non so se nuova, ma sicuramente forse un pochino diversa dalla quale dalle esperienze precedenti la pandemia. Primo fra tutti mi verrebbe da dire, colgo con entusiasmo le parole dette dalla nostra relatrice sul choosing wisely, io ripartirei da questo, ripartirei da un'esperienza nuova, cioè da tutto quello che è accaduto prima e che noi siamo stati forse indotti, e qui qualche volta mi viene da dirlo e lo dico con un certo timore, che sia stata la pandemia, tra le altre cose, forse anche, leggetelo tra virgolette, un bene, forse anche per farci ripensare all'esperienza che stavamo vivendo e a quella che invece abbiamo necessità di implementare da qui in avanti, forse è stata un'opportunità a questo punto. Prendiamola così e non lo prendiamo solo come un evento negativo che comunque ci ha dato problemi enormi che ci ha portato via tantissime persone e che ci ha però svegliato da una situazione di stallo nella quale forse la sanità era e che invece ha bisogno di ripensarsi. Quindi partirei da questo, dall'opportunità del choosing wisely e di, come dire, renderlo un nostro modo di lavorare quotidiano, ripartiamo da ciò che serve veramente e non da ciò che è l'esperienza, perché noi sappiamo perfettamente che molti di noi partiamo sempre, abbiamo sempre fatto così e quindi continuiamo a fare nello stesso modo, senza chiederci se questo è giusto o è sbagliato. Abbiamo detto poi, è stato detto questa mattina ancora una volta, la capacità, credo sia stato tu proprio Paolo, non mi ricordo chi altri dei relatori,
che parlava dei medici di comunità, dei medici comunità all'interno delle case di comunità. È una cosa importantissima, è una figura secondo me che va ripresa, valorizzata e dati strumenti a questi colleghi perché con i colleghi della medicina generale possono rendere vive le case di comunità, non dei contenitori vuoti, ma dei contenitori vivi, ricchi di progettualità, ricchi di idee, di condivisione, di, come dire, un'analisi, quasi un luogo di sperimentazione, di ricerca, per rendere migliore e sempre più appropriata, la sanità. Abbiamo avuto un allontanamento di tantissimi colleghi della medicina generale, noi sappiamo che tantissimi sono usciti. Purtroppo, ahimè, non molti sono entrati per i problemi che conosciamo appunto sul reclutamento di queste cose. E con questi nuovi colleghi dobbiamo ripartire forse dando, come dire, una nuova motivazione, uno riappropriarsi di una professione importantissima per il sistema sanitario nazionale. Ma che forse in un momento come questo, in cui sono stati particolarmente sovraccaricati da moltissime richieste provenienti da tutte le parti, eccetera, però se vediamo un quadro forse, come dire, più lineare, più lucido, che possa dare quindi motivazione anche e soprattutto a quelli più giovani a sperimentarsi in una attività nuova, a cercare di comprendere come quelle reti tra professionisti dentro e fuori l'ospedale, come diceva Daniela, l'ospedale senza le pareti, cioè è una modalità di lavoro che deve essere ben strutturata, oleata a livello di ogni singola zona distretto, perché è da lì che passa la vera presa in carico e la vera, poi il vero percorso terapeutico a livello del territorio. I percorsi fino ad oggi non erano stati possibili, ci mancava il PNRR, ci mancava il DM71, perché noi non possiamo provare a deospedalizzare la patologia se il territorio non è pronto. Per fare questo era necessario fare un percorso del genere. Ora la sfida più grande quale sarà? Ancora una volta sarà quella di capire come a livello del territorio italiano si potranno portare ad un sistema più o meno simile tutte le regioni, perché la nostra è una regione che è avanzata da questo punto di vista, ma mi viene da pensare alla regione nella quale sono nata, dove praticamente non abbiamo quasi nessun tipo di organizzazione in grado di fare questo. Allora, la sfida più grande a livello italiano sarà questo, cioè rendere la sanità uguale in tutto il territorio. Brevissimamente una battuta sulla riduzione dei ricoveri. Beh, forse questo è un'altra delle cose, permettetemi di dirlo, positive. Va bene? Perché forse qualcosa abbiamo perso, sicuramente c'è stato, abbiamo forse perso qualche diagnosi, sicuramente, non possiamo negarcelo. Ma quanti di quei ricoveri, di quegli accessi al pronto soccorso inappropriati ci siamo risparmiati? Ecco, e mo mi sono tolta anche il sassolino dalla scarpa. Cioè, sicuramente una fetta di inappropriatezza con quella riduzione dei ricoveri ce la siamo tolta. Quindi, ritornare a un concetto di empowerment di sistema, cioè come il sistema deve far fronte, imparando dall'esperienza pregressa, imparando dalla pandemia e andando quindi in avanti.
Un'ultima battuta, poi lascio parlare i colleghi. Televisita e teleconsulto. Televisita è importantissima, l'abbiamo sperimentata, funziona, è accettata, piace non a tutti, ma impareranno anche i nostri pazienti ad accettare questa cosa. Il teleconsulto, quanto ci fa risparmiare in tempo, mille in costi o quant'altro, riuscire a potersi parlare tra operatori. Il telemonitoraggio, vediamo come riusciremo a far lavorare le COT, come pensiamo di strutturarle, che cosa pensiamo di fare e come le reti digitali. Poco fa parlava la dottoressa Alti, io ho perso buona parte del suo discorso perché purtroppo le reti reggono male, va bene? E quindi abbiamo bisogno di fare questo, ma se noi riusciamo a partire da questo, la televisita, il teleconsulto e il telemonitoraggio ci daranno veramente un'opportunità di una sanità nuova che arriverà veramente al paziente. Io ci credo profondamente e quindi nel dire questo auspico veramente che questo possa essere di nuovo la fase futura nella quale ci dovremo sperimentare nei prossimi giorni. Ecco, grazie. Grazie mille Anna, anche a te complimenti per l'intervento, hai toccato molti punti importanti, mi piace personalmente ribadirne uno, l'importanza del ruolo dei medici di comunità. Ci stiamo convincendo sempre di più anche nella nostra sperimentazione che stiamo facendo con il progetto Jed Care che senza l'apporto organizzativo dei medici di comunità è davvero difficile parlare di team multidisciplinari, di rete cliniche integrate, davvero sono perfettamente d'accordo. Grazie mille. Alessandro Dini, dottor Dini, direttore del Dipartimento Medicina Generale ASL Toscana Nord-Ovest. Prego, Alessandro. Non ti Paolo, sentiamo. Ok, ora sì. sentite? Sì. Ok. Allora, ti ringrazio di questo importante e interessante momento di incontro e di verifica del lavoro che stiamo facendo e che state facendo soprattutto voi. Nell'ottica della cura della cronicità, soprattutto io. Non ti sentiamo, Alessandro. Prova a spegnere la telecamera, per favore. Difficoltà di gestione. Alessandro, non ti sentiamo. Prova a spegnere la telecamera. Allora, dite Vai, va avanti, prova. questo momento importantissimo nella ripresa in carico proattiva dei fattori. Quello che ha Daniela, che è stata una relazione veramente che ha toccato con rapidità, con praticamente un'elaborazione di tutto il percorso che ci aspetta e che stiamo in parte sviluppando, relativamente soprattutto per questioni di sviluppo, in cui io vedo la. E la prevenzione, la proattività e l'azione. Alessandro, non ti sentiamo. Prova ancora a parlare. No, abbiamo completamente perso il contatto. Facciamo così, io darei la parola al successivo sperando che nel frattempo si migliori la connessione, Alessandro. Ok, do la parola allora a Alessandro Pecchioli, dottor Pecchioli, responsabile della SOS Cure Primarie nell'ASL Toscana Centro, è qui su delega della dottoressa Dubini. Prego, Alessandro. Salve, buongiorno a tutti, mi sentite?
Sì, forte e chiaro. Bene, benissimo. Intanto complimenti a te Paolo per l'organizzazione dell'evento perché ripropone all'attenzione di tutti noi degli argomenti che sono assolutamente importanti, qualificanti e decisivi, direi, per il futuro della nostra sanità. A me, diciamo, ha colpito tra la presentazione con tutti gli indicatori e sicuramente offrono uno spaccato decisamente interessante su quello che è successo in questi 2 anni di pandemia. Anche appunto la relazione di Daniela, della dottoressa Materrese, che ha ripercorso un po' tutti i vari punti su cui noi come aziende siamo quotidianamente impegnati. Io devo dire, parlo a nome in questo caso del mio dipartimento, la rete territoriale Toscana Centro, stiamo vedendosi anche con costanza di frequenza, riprendendo anche contatti e cercando di sviluppare alcuni dei temi che sono stati indicati come prioritari. Fra questi, sicuramente a me preme la riforma della continuità assistenziale, che vedrà sicuramente avrà sicuramente un impatto perché insomma in quello che abbiamo in testa si libereranno diciamo anche risorse poi da poter inserire all'interno delle AFT e poter così agevolare, portare a termine o riniziare percorsi che non erano stati, che sono stati in qualche modo diciamo abbandonati o non hanno avuto più quella spinta da parte dei decisori che invece adesso anche prendendo spunto dagli stakeholder che ci sono oggi, mi sembra che ci sia una ripresa di cui di fatto c'è bisogno. Una parola la voglio spendere anche per i medici appunto di comunità, di cui io sicuramente faccio parte per il Servizio Sanitario Toscano e li ho sempre rappresentati così nel mio immaginario collettivo come il tessuto connettivo, cioè come quelli che all'interno dei vari percorsi, all'interno dei vari contenitori che possono essere, diciamo, prima le case della salute, adesso le case di comunità hanno questo ruolo alla fine di rendere fruibili i percorsi e di mettere insieme i vari professionisti che operano e quindi sicuramente i medici di medicina generale, ma anche diciamo gli infermieri di famiglia che operano in queste case. E lo strumento è sicuramente, a mio modo di vedere, non può essere altrimenti la sanità d'iniziativa. E su questo, diciamo già. Dico come categoria, come Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, ci siamo spesi e abbiamo anche insieme appunto a ARSS ottenuto anche dei risultati importanti quando questo è stato possibile, anche proprio in termini, viene da dire, da esiti di salute, come più volte Paolo diciamo ci ha illustrato. Quindi questo è sicuramente un percorso da riprendere, un percorso su cui puntare, direi, con decisione, coinvolgendo questa volta veramente, veramente tutti. Ecco, il ruolo che noi. Non dico che non è un convegno, non è certamente una cosa aziendale, in qualche modo rivendichiamo, è quello appunto di facilitatori poi di questi percorsi, di tenere un po' in mano i vari esiti di processo e insieme agli esiti di salute. Una, diciamo così, che non mi ricordo esattamente se Paolo o Daniela hanno presentato, anche diciamo l'ACN è stato appena deliberato, si ripropone il modello sanità d'iniziativa, si propone invece il ruolo unico dell'assistenza primaria e direi a questo punto c'è bisogno di inserire anche gli obiettivi di salute, direi, nella programmazione regionale, negli accordi integrativi regionali perché diventa a questo punto dirimente. Quindi finora ci siamo basati spesso e volentieri sul contenimento della spesa farmaceutica e su altri indicatori di livello organizzativo su cui diciamo in qualche modo come Regione Toscana siamo fortissimi, però allora forse a questo punto diventa come dire quasi una condizione sine qua non per poi portare a termine tutti i vari standard, tutti i vari step che il PNR e i documenti che abbiamo visto oggi, DM71, e ridefinisce gli standard dell'organizzazione territoriale, ci pongono come sfida e anche come obiettivo. Ecco, quindi ricalibrare, ridefinire, credo se questo avverrà, diciamo, sarà di piena soddisfazione per tutti, perché francamente con tutte le opportunità che ci sono offerte c'è modo di essere protagonisti per tutti della sanità territoriale. Questo sicuramente, sicuramente sì, perché sono quegli eventi che succedono ogni 20 anni, grosso modo, delle riforme del genere. Quindi, secondo me, è l'ora di cogliere questa opportunità e da parte, diciamo sì, del Dipartimento Rete Territoriale, ovviamente c'è la massima collaborazione a portare avanti questi temi. Grazie. Grazie Alessandro, grazie a te. Speriamo davvero di avere ancora un forte tessuto connettivo di cui abbiamo bisogno per implementare tutta la riforma, sicuramente. Grazie Alessandro.
Dottoressa Antonella Tomei, direttrice di Dipartimento Territorio ASL Toscana Nord-Ovest. Non la vediamo, ma c'è e spero che si possa ascoltare. Prego, Antonella. Salve, buongiorno a tutti. Io intanto vi ringrazio Paolo per l'organizzazione di questo evento che è veramente importante e che ci fa, diciamo, rialzare il capo e riguardare al futuro. Quel futuro che ci ha fatto ben rappresentare a 360 gradi in maniera splendida la dottoressa Matarrese e tutte le relazioni che è stato, come dire, a conclusione, no? Delle relazioni interessantissime che l'hanno preceduto, che ci hanno fatto vedere che cosa è successo, come ci siamo mossi, diciamo, in questi anni, come possiamo ripartire. Perché questa, prendo l'ultima parola dell'intervento della Daniela Matarrese, è proprio la sfida. Io direi che questa è una sfida epocale. È una sfida epocale che chi ama il territorio, ha lavorato nel territorio, conosce, vive, come anche la possibilità di riscrivere la storia della sanità territoriale. Scrive. E fortunatamente una storia che in Toscana non parte da zero, ma è molto ricca, e questa è la nostra forza. Una forza che, nonostante si lavori in condizioni che non sono ottimali, non sono ottimali perché abbiamo le carenze di personale, ma non carenze perché le direzioni non autorizzano gli ingressi. Carenze sono carenze numeriche, quindi dobbiamo anche inventarci, come dire, cose nuove per garantire i servizi che dobbiamo dare ai nostri cittadini. Per garantire i servizi, intanto dobbiamo conoscere quello che abbiamo. E quindi bellissimo l'intervento di Paolo quando ci fa vedere che cosa abbiamo. Quindi l'audit del FIR, che deve essere il punto di partenza, e condivido perfettamente che debba diventare programma di formazione della medicina generale e non solo, ma anche degli accompagnatori, perché io mi sento, sono un medico di comunità, ma io mi sento di andare veramente a braccetto con la medicina generale. Io lavoro nella stessa stanza col dottor Dini, ci confrontiamo sulle cose, ci arricchiamo, credo, reciprocamente. Quindi questo è un ruolo importante. Il medico di comunità è stato citato, tessuto connettivo, facilitatore per i percorsi. Insieme, l'MMG è il clinico, ma per realizzare la clinica ci vuole anche l'organizzazione. E noi dobbiamo darla, dobbiamo contribuire in questo. Altro punto, case della comunità, benissimo, adesso stiamo lavorando sui muri, molto bene, la tempistica è importante, ma quei muri devono essere riempiti di contenuti. Quindi bene, lavorare sulle progettualità, lavorare sui contenuti, lavorare su quello che possono diventare le case della comunità. E sempre nel discorso delle carenze di risorse di personale, chiaramente la telemedicina, nelle sue accezioni diverse dal teleconsulto, delle visite, eccetera, diventa uno strumento fondamentale. Altro punto che mi piace, è venuto fuori e credo che sia importantissimo, è stato sottolineato molto bene da Daniela, da Paolo e da tutti gli altri, la sanità d'iniziativa. Mi piace dire, superiamo il passato. Chiamiamola la presa in carico proattiva della cronicità, che non deve essere però a macchia di leopardo, deve diventare patrimonio comune dei professionisti, di tutti, la presa in carico proattiva. E benissimo, condivido, non solo l'apice della piramide, ma partiamo dal basso, partiamo dal momento della prevenzione, dall'expanded chronic model, chiamiamolo la parte bassa, la prevenzione. In un patto di alleanza con i cittadini ci si deve imparare a convivere con la malattia, quindi si deve diventare esperti e favorire l'empowerment, anche questo va favorito. Il patto con i cittadini è molto importante, il passaggio dalla casa della salute alla casa della comunità, tutto quello che ci sta intorno, che dà forza, perché quando si condividono con i professionisti, come ha detto anche la professoressa che è intervenuta, diventa tutto più semplice, o più che semplice, fattibile.
possibile. Quindi io auspico, è chiaro che per ripartire, per la presa in carico proattiva della cronicità, bisogna conoscere che cosa, come ci siamo mossi finora, e quindi ripartire da questo in modo condiviso, in modo proattivo, e anche dalla, ci può aiutare anche la nuova CN con la ruolo unico, quindi nella riforma della continuità assistenziale, che vede veramente la vera integrazione, che non ce lo dimentichiamo. In Toscana nella FT faceva parte anche il medico di continuità assistenziale, però adesso andiamo a realizzarla, andiamo a concretizzarla. Grazie. Grazie, grazie davvero Antonella, anche a te complimenti per l'intervento, davvero grazie per aver rilanciato ancora l'opportunità e la necessità di riattivare la presa in carico proattiva delle cronicità. Davvero questo credo che sia il nostro grande obiettivo condiviso, ci lavoreremo sicuramente tutti con molta convinzione. Renato Tulino, dottor Tulino, direttore Dipartimento Medicina Generale ASL Toscana Sud-Est, prego Renato. Grazie Paolo e complimenti, anche io mi unisco ai complimenti perché penso sia stata una mattinata parecchio interessante, quindi con grandissimi spunti di altissimo livello, quindi penso sia veramente importante questo incontro perché apre veramente uno scenario che deve essere il futuro di tutta la sanità, mi viene da dire, ma principalmente legata a quello che questo Covid ci dovrebbe aver insegnato, cioè il potenziamento del territorio. Quindi abbiamo visto che da subito, quando è iniziata la pandemia, le prime difficoltà le abbiamo trovate perché il territorio probabilmente non era pronto, quindi si è dovuto aggiustare, eccezionare l'ospedale, ma gli ospedali sono state le prime cose a dover essere chiusi, quindi era il territorio che doveva tirare in qualche maniera il treno di quelle che erano le cure, e devo dire che nei dati che avete fatto vedere il territorio si è comportato abbastanza bene, perché nella resilienza abbiamo avuto veramente comunque un mantenimento, perlomeno a livello generale, di quelle che sono state le cure perlomeno dei cronici. Quindi io direi che il territorio comunque, anche in un momento di grande disagio, di grande ovviamente mancanza di consapevolezza di quello che avevamo davanti, perché era un virus che non conoscevamo, si è comportato veramente bene. Però ci ha insegnato che il territorio dovrà essere potenziato. Io mi trovo d'accordo con tutti coloro che mi hanno preceduto nell'analisi di quello che sono le varie criticità, e volendole superare ci troviamo di fronte sicuramente a delle sfide che nascono da concetti comuni, che vado rapidamente ad analizzarle, e che sono quella dell'informatizzazione del territorio. Questo è fondamentale, mi viene da dire, non solamente al territorio ma anche del sistema che oggi si pensa possa essere già regime, che invece non lo è, che quello magari ospedaliero, attraverso la creazione di strutture, e mi viene in mente delle piattaforme dove ognuno continua a lavorare con i propri software, perché l'altro passaggio che abbiamo avuto negli anni passati è quello che ognuno è ancorato al proprio software, molte volte anche per pigrizia di imparare altro, però lo condivido ed è giusto che sia questa maniera per non perdere tempo, e quindi in questo diciamo campo ci devono venire incontro i vari ingegneri informatici e ci devono aiutare a far dialogare i software che attualmente utilizziamo. Questo in un discorso importante per quanto riguarda la continuità assistenziale. Continuità assistenziale tra ospedale e territorio, e che oggi si vede, come già dicevano coloro che mi hanno preceduto, attualmente manca a livello della presa in carico del paziente nel momento in cui esce dall'ospedale. Noi abbiamo dati fino all'ACOT, poi all'ACOT, quando si inserisce quello che dovrebbe essere lo specialista o perlomeno il professionista che prende in carico il paziente sul territorio, finisce in quel momento il flusso dei dati. Perché, come diceva giustamente Elisabetta prima, nella scheda ACOT il medico di medicina generale è preso in carico, non preso in carico. Spessissimo attraverso un'email che ci viene fornita attraverso le cure primarie o perlomeno il medico di comunità. Questo secondo me deve essere superato. In che maniera? Creando una cartella informatizzata di territorio, dove all'interno di questa cartella ci devono essere tutte le figure professionali che entrano a far parte delle cure territoriali, quindi dal medico di medicina generale al palliativista, al medico di comunità, all'infermiere di famiglia, all'assistente sociale, al riabilitatore,
in maniera tale che con una cartella unica informatizzata si finisce finalmente di fare questo passaggio di carte e cartine che ancora oggi nel 2022 vediamo come dei plichi interminabili di carta e che fondamentalmente poi non guarda assolutamente nessuno, perché a parte i dati principali, nel momento in cui si chiude una cartella ADI, io sfido chiunque a vedere quanti dati ci sono dentro e eventualmente a passarla su una cartella informatizzata per avere poi quei dati, quei flussi che ci permettono anche di fare degli audit e quindi avere dei feedback di quello che sono eventualmente le criticità delle cure sul territorio. Attualmente quindi si continua ad avere quel ruolo del medico medicina generale come autoreferenziale, se vogliamo, quindi un contatto diretto con il paziente ti sceglie perché più o meno si trova bene con te e quindi questo discorso non è poi in qualche maniera di ritorno per quanto riguarda eventuali feedback che devono essere poi collegate agli audit, come giustamente diceva Paolo prima. Però per fare gli audit ed avere dei buoni feedback è importante la formazione, perché sappiamo quanto in questo momento, ed Elisabetta me lo può, insieme ad Alessandro se ci sente, che non vedo, ma penso che sia collegato anche lui, quanta difficoltà troviamo a far passare questo concetto, perché il medico di medicina generale non è abituato a parlare in questi termini, o perlomeno la grande maggioranza dei medici di medicina generale. Quindi è importante continuare imperterriti a fare formazione su questi che sono, diciamo, poi alla fine deve essere il pane quotidiano sul quale poi in qualche maniera confrontarsi e migliorare le proprie performance. Quindi Paolo sa, perché ci lavoriamo ormai da diversi anni, su come contestualizzare questi dati ai fini di un buon utilizzo da parte dei medici di medicina generale attraverso i coordinatori, attraverso le FT e quant'altro. Questo ovviamente è una sfida che ci deve vedere nel presente, ma sicuramente anche nel futuro. Altra sfida importante, alla quale si è accennato molto brevemente, noi dobbiamo trovare il modo di poter far sì che da subito si riesca a superare la grande criticità della carenza dei medici di medicina generale. Carenza che in questo momento sta mettendo veramente fortemente in difficoltà, perché se noi ci troviamo a dover aumentare per poter dare delle risposte ai bisogni dei cittadini il massimale degli attuali medici di medicina generale, io lo vedo come un qualcosa di fortemente ostativo nel miglioramento della qualità del servizio che noi andiamo a dare ai cittadini. Perché quello che io sento dire, case di comunità, benissimo, in questo momento case di comunità significa un contenitore. Che ci metto dentro? Ci metto medici di medicina generale a 1800 assistiti, a 2000 assistiti? Cioè, secondo me è un qualcosa da rivedere, perché non rappresenta sicuramente quello che ci stiamo dicendo per migliorare la qualità. Per migliorare la qualità, per migliorare l'appropriatezza, perché sappiamo che anche per fare appropriatezza abbiamo necessità di formazione, abbiamo necessità quindi di tempo. E un professionista con 2000 pazienti, con le esigenze di oggi che ha in carico, penso che di tempo per mettere a disposizione, a parte la clinica, sicuramente ne ha poca. E qua poi vengo al dipartimento che c'è attualmente di medicina generale, che c'è solamente da quanto mi risulta la regione Toscana, e che secondo me è uno strumento fondamentale di collegamento tra quello che è il sistema in generale e il medico di medicina generale, perché il dipartimento in questo momento, attraverso il suo direttore ma attraverso anche i coordinatori, deve fungere da facilitatore per tutti i medici di medicina generale per portare avanti quei percorsi che via via si vanno a formare, che si vanno a formare proprio in virtù di audit e in virtù di feedback. Queste sono le sfide che noi dobbiamo fare, ma è fondamentale in questo momento per la medicina generale avere degli strumenti moderni. Noi abbiamo un ACN che, guarda caso, approvato a fine aprile 2022, vede il 2016-2018. Cioè non si può pensare al 2026 con uno strumento a questa maniera. Quindi è necessario, importantissimo, fare veramente veloce, come diceva la dottoressa Matarrese nel suo intervento, la velocità è un qualcosa che ci ha insegnato anche questo virus. Cioè noi abbiamo fatto delle cabine di regia dove dicevamo la sera una cosa e il giorno dopo lo dovevamo completamente spostare perché il virus ci aveva portato a dover fare dei cambiamenti. Questo, se noi non l'abbiamo imparato, lo dobbiamo per forza imparare, perché è una delle criticità, una delle sfide più importanti che ci aspetta nel futuro. Quindi gli ACN veloci, ma soprattutto AIR e AIA, quindi accordi integrativi aziendali, che guardino il 2026 e che non si fermano al 2018.
Questo è qualcosa di importante che dobbiamo fare subito. E questo io come Dipartimento chiedo aiuto alla Regione, soprattutto sulla parte informatica. Non perdiamo tempo sulla parte informatica, perché se si perde tempo sulla parte di informatizzazione del sistema, si ferma il treno. Questo deve essere chiaro. Abbiamo visto prima, Alessandro magari aveva da dire dei concetti, ma se non allinea con chi parliamo, questo è un discorso che dobbiamo fare. Grazie mille, grazie dell'opportunità che ci avete dato, e penso che bisogna continuare su questa strada. Grazie. Grazie Renato, anche a te, concordiamo certamente, soprattutto sull'importanza del Dipartimento Medicina Generale, davvero grazie, anche sull'importanza della formazione, direi anche con Daniela, ne abbiamo parlato più volte, anche l'opportunità di riprendere formazione con i coordinatori di AFT peraltro, grazie davvero, grazie. Allora riproviamo a ridare la linea, la parola a Alessandro Dini, che si dovrebbe essere collegato con il cellulare, ultimo tentativo. Alessandro, ci sei ora? Io vi sento benissimo, perché sono uscito, okay. Sono all'aperto e sono con il telefonino. Mi sentite? Ci sentiamo benissimo, prego, parla pure. Ecco. Allora, io praticamente sarà conclusivo il mio intervento, credo di aver capito. Quelli che mi hanno preceduto, Elisabetta, Antonella, Renato, la dottoressa Beltramo, hanno praticamente toccato tutti i punti che ovviamente potevano essere di interesse. Direi che hanno detto tutto. Io aggiungerei una cosa soltanto, intanto ti ringrazio e ringrazio te, la dottoressa Matarresi, per questa opportunità e tutti i relatori che hanno svolto veramente delle relazioni interessantissime, puntuali, precise e attente, che hanno portato un contributo, credo, a noi, veramente di interesse. Io aggiungerei una cosa importante, nell'ottica della deospedalizzazione, della cronicità, che è questo l'obiettivo della medicina territoriale di domani, anche di oggi ovviamente. Credo che questo sia il punto nodale. Noi abbiamo lavorato sul PNRR con un gruppo di lavoro, anche con ingegneri dell'OMS, abbiamo fatto una progettualità, io mi sono occupato prevalentemente dei percorsi della cronicità, della ex medicina proattiva che abbiamo abbandonato purtroppo a causa Covid, in telemedicina, e ovviamente abbiamo fatto questi PDTA con cardiologo sullo scompenso, neurologo sull'ictus, pneumologo sulla BPCO, e abbiamo poi sviluppato soprattutto anche un nuovo caso di cronicità, che è veramente quello fondamentale, che è il paziente complesso, di cui mi sono occupato personalmente insieme a un team multidisciplinare. L'abbiamo affrontato, quindi infermiere di famiglia, fisioterapisti, palliativisti, nutrizionista. Abbiamo poi ovviamente colleghi della medicina generale che ho coinvolto su questo tavolo, e ovviamente il paziente complesso, che so bene che tu sei un abbiamo letto la pubblicazione dell'ASL, del Ministero della Sanità, è il paziente importante, che è la base del lavoro del territorio spesso, no? La comorbidità, la complessità, e in quest'ottica vorrei sottolineare il ruolo fondamentale dell'infermiera di famiglia, con cui il medico si rapporta in modo bidirezionale e il cui fulcro è il paziente. L'infermiera di famiglia, che nella nostra sperimentazione, ma che vorremmo estendere adesso a tutta l'azienda, ha il telefonino dell'infermiere come ha il telefonino del medico, i quali si scambiano ovviamente informazioni in feedback continuo, retro attivo, e sono collegati naturalmente a tutti i PDTA che abbiamo preparato, nel senso che avranno a disposizione i vari specialisti nelle varie branche. Mi ero dimenticato che nella equipe multidisciplinare abbiamo inserito anche due specialisti, diciamo, in medicina interna, che sono responsabili di medicina interna territoriali, e che ci hanno dato un contributo, e quando hanno capito, diciamo, l'ottica con cui stavamo lavorando, l'hanno accolto con grande favore, perché ovviamente nelle future case della salute sarà indispensabile anche avere a disposizione degli strumentazioni semplici, ma che ci permetteranno, sia a casa con la telemedicina, nelle medicine di gruppo, negli hub e negli SPOC, dove ci saranno speriamo degli strumenti anche per poter effettuare una diagnostica di livello magari basilare ma molto importante, per poter collaborare sia in teleresettazione, sia in telemedicina che in teleconsulto. Tutto visto nell'ottica del problema che il futuro
si riserva ovviamente una restrizione di personale, nel senso che i medici di medicina generale non riusciamo a coprire tutte le sedi vacanti, la continuità assistenziale si sta riducendo a vista d'occhio, dobbiamo riorganizzare queste cure territoriali, ma anche la medicina specialistica subirà delle trasformazioni legate a questi problemi. E quindi ben venga la telemedicina, purché sia supportata da strutture tecnologiche che ci aiuteranno. Quindi infermiere di famiglia, ma soprattutto cure territoriali. Io vi ringrazio comunque. Grazie Alessandro. Grazie mille, ce l'abbiamo fatta, siamo contenti di aver potuto sentire anche il tuo intervento. Grazie, grazie. Apprezzo moltissimo l'enfasi che ha messo la sottolineatura dell'importanza di infermiere, famiglie e comunità. Sì, sì. Forse avrei potuto dare più spazio a questo tema in questo convegno. Lo faremo prossimamente, perché davvero il loro contributo è fondamentale. Allora, io ridarei la parola per pochi minuti alla Daniela per qualche parola conclusiva. Prego Daniela. Grazie, diciamo che dagli interventi che abbiamo sentito, diciamo che emerge, secondo me, il substrato che abbiamo in Regione Toscana per far partire le prossime riforme, no? Siamo, diciamo, in grado di affrontare questi ragionamenti, che sicuramente sono complessi, partendo da un linguaggio comune che non è per niente scontato nelle altre regioni. Ho sentito, diciamo, nelle comunità di pratica fra le regioni avere, diciamo, proprio difficoltà di approccio di linguaggio fra i diversi attori delle, diciamo, delle componenti territoriali, cosa che da noi, diciamo, è ampiamente superata, ma soprattutto, diciamo, grande visione da parte, diciamo, di ognuno di noi. E sono sicura che se avessimo potuto dare la parola ai 150 partecipanti, avremmo riscontrato comunque, diciamo, degli elementi fondamentali di visione comune. Ecco, questo ritengo, diciamo, il più grande successo, diciamo, del nostro, diciamo, agire negli anni come regione. L'aver creato le AFT per la medicina generale è stata un po' una sfida. Vi dico anche che la gran parte delle regioni anche oggi contestano questa visione toscana, lo sapete bene, e non ultimo i dipartimenti di medicina generale. Sicuramente, diciamo che quando, diciamo, sono stati inseriti in legge, devo dire che, diciamo, i commenti degli altri colleghi non sono stati, diciamo, entusiasti, anzi pensavano che noi avessimo creato una poltrona in più chissà per chi, poi diciamo per altre motivazioni. Oggi secondo me c'è la dimostrazione concreta che, diciamo, l'aver strutturato e la struttureremo sempre meglio la medicina generale sul territorio, lo faremo anche con la pediatria, aveva ed ha, diciamo, una visione di sistema complessiva che porterà questa regione ad altissimi livelli, diciamo, di performance sugli esiti, ad essere anche in grado di reggere all'urto, della pandemia, di reggere all'urto della sostenibilità economico-finanziaria, delle sfide future, diciamo, che ci aspettano. Perché avevamo già capito che non si può parlare col singolo. Bisogna parlare, diciamo, con una comunità, come sono le AFT, con una comunità di pratica, ma strutturandole anche in un dipartimento, perché questa figura fondamentale possa colloquiare con gli altri dipartimenti dell'azienda, di cui sono parte integrante e sostanziale, diciamocelo. Quindi lo stesso lavoro lo dobbiamo fare, diciamo, con le altre figure professionali. Non vi dico poi cosa pensano a livello nazionale del medico di comunità, che non è assolutamente quello che pensiamo noi, l'avete letto nella riforma. Per le altre regioni il medico di comunità è un medico che ha una particolare specializzazione, mix fra igiene e medicina generale, che non si sa nel futuro che cosa dovrà andare a fare all'interno della zona distretto. Quindi una visione completamente diversa dalla nostra, che quando io ho provato a spiegare che cosa sono i medici di comunità in Toscana, diciamo che in realtà praticamente nessuno aveva la nostra visione anche su questo, no? I termini, le parole, l'aver creato, diciamo, le famiglie professionali nel tempo è stato qualcosa che ci porterà, diciamo, a fare la riforma territoriale molto più velocemente, come aver inserito le altre professioni,
Le altre professioni sono partite subito in Toscana. Quando oggi parliamo, l'infermiere di famiglia e comunità ormai è un dato scontato, cosa che il DM71 pone come grande riforma da fare. In realtà vi dico che noi stiamo trattando su tutta, diciamo, i tavoli con altre famiglie professionali, con i dietisti, con gli psicologi, con tutto il mondo della salute mentale, come inserire strutturalmente, diciamo, alcune altre figure nel team. Quindi di fa l'assistente sociale appare già quasi scontato, ok? Forse non abbiamo abbastanza, ma in realtà la presenza è scontata in Toscana. Quindi dai discorsi di oggi ci siamo resi conto come, diciamo, tanti temi del DM71 siano già agiti. Alcune sfide che abbiamo di fronte le abbiamo ben identificate. Sicuramente, diciamo, quello che ancora dobbiamo realizzare è questo sistema informativo abilitante. Lì proprio non abbiamo, diciamo, siamo ancora, diciamo, indietro. Ben vengano le piattaforme nazionali, così almeno ne avremo una e prenderemo quella e la implementeremo, perché almeno, diciamo, andiamo avanti in questo modo. Altra, cioè, questa è una questione, guardate, fondamentale, che se non sarà pronta nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, come ricordava Renato, sarà, diciamo, che un problema per far partire i team. Su cosa lavorano i team, diceva Elisabetta, come fanno a colloquiare fra di loro, a scambiarsi le informazioni dei pazienti? Questi sono tutti temi pratici che dobbiamo, diciamo, portare avanti e che dobbiamo dare, diciamo, probabilmente con sistemi regionali, in modo che non ci siano quelle difficoltà che abbiamo sempre avuto, no? Fra aziende che per fortuna ora sono grandi, ma fra territori diversi, diciamo, questo sicuramente è un punto fondamentale per tutti noi. Come fare, diciamo, quali strumenti agire, lo sappiamo, perché, diciamo, la seconda iniziativa è nata qui, la possiamo evolvere, diceva Antonella, no? Portare a qualcos'altro, però partiamo già da anni di, diciamo, di lavoro comune e di, diciamo, indicazioni sulla cronicità. Quindi da questo punto di vista sono sicura che riprenderemo questi temi molto molto velocemente. Mi ha chiamato anche, diciamo, mentre eravamo collegati, l'assessore, che comunque, diciamo, segue personalmente molti di questi temi, vi assicuro, e spesso, diciamo, chiede proprio dei resoconti, dei rapporti sull'andamento delle attività del PNRR, ha seguito personalmente, diciamo, tutta l'approvazione del DM71, quindi con grande anche passione lui e il direttore generale stanno portando avanti queste tematiche proprio nel dettaglio, leggendo i singoli documenti e chiedendomi spiegazioni sulle singole frasi, diciamo, quindi anche il livello politico e diciamo insieme a noi in questa, diciamo, grosso progetto di ristrutturazione e riforma. Quindi sono convinta, diciamo, che nei prossimi mesi potremo lavorare bene insieme nel mettere a terra, come dicono molti assessori, cioè concretamente nel realizzare la gran parte delle cose che oggi abbiamo ricordati, solidi delle nostre basi anche scientifiche. ARS e MES, ogni volta, diciamo, che facciamo gli incontri, ci dimostrano quanto elaborare, diciamo, i dati, partire dalle informazioni, ma, diciamo, elaborare i dati e poi, diciamo, poterli discutere fra di noi sia, diciamo, un elemento di crescita imprescindibile del sistema. Grazie Daniela per queste parole conclusive. Io sono davvero soddisfatto di questo convegno, mi è sembrato una bella occasione di confronto e sono davvero contento, mi sembrava ce ne fosse bisogno. Io vorrei concludere soltanto ringraziando la segreteria organizzativa, la segreteria scientifica, Jessica, Lucia e Benedetta, davvero grazie, sono molto davvero soddisfatto. Rimanete collegati per il questionario di apprendimento, ringrazio tutti i relatori, ringrazio tutti voi, grazie davvero e buon fine settimana. Il tempo è